carriera allenatore con il Cagliari. L'obiettivo, come sempre, è quello di vincere la Champions League nel minor tempo possibile, rispettando però queste quattro regole che vedete a schermo, ovvero massimo 3 acquisti per ogni sessione di calciomercato, niente cambio modulo, 3 bandiere, ovvero 3 giocatori che dovranno restare per tutta la carriera all'interno della squadra titolare, e infine la regola della rosa corta che ci permette di evitare l'esonero. Io vi invito però fin da subito a lasciare un bel mi piace per supportare questo Road to Champions, e qui sotto nei commenti consigliatemi la prossima squadra da utilizzare. Detto questo, iniziamo subito a lavorare, perché abbiamo tanto lavoro da fare, come dico sempre. Questo è il modulo 4-1-2-1-2-1-2-1-2 stretto. Lì davanti siamo stati un po' sfortunati, perché abbiamo Luwumbo, che è un calciatore straordinario con un potenziale incredibile, che si è messo anche esterno sinistro, fa l'upgrade, ma che purtroppo non possiamo utilizzare a dovere. Infatti non possiamo neanche cliccare su di lui per cambiare la posizione, perché la regola dice che possiamo cambiare, non possiamo cambiare modulo, ma possiamo cliccare sul giocatore e cambiare la posizione cliccando con la X. Il problema è che facendo così non appare la T, perché c'è già il trequartista, c'è già Oristani. Quindi purtroppo siamo costretti a vendere Luwumbu oppure trasformarlo in ATT. Il problema è che ci mette 30 settimane per diventare una prima punta. Dobbiamo comunque per forza di cose aspettarlo, perché c'è la regola delle 3 bandiere e Luwumbu ha un grande potenziale, quindi è uno dei pochi all'interno di questa formazione che riesce a diventare un fenomeno. Tra l'altro abbiamo anche Oristanio, il super Oristanio, che tutti quanti quelli che seguono la carriera con il Palermo lo conoscono benissimo. È un giocatore che nasce come AT, così come Luwumbu, ma fa l'upgrade e messo trequartista. Lo possiamo riscattare e possiamo utilizzarlo come bandiera. C'è Prati poi, che si è messo centrocampista centrale, fa l'upgrade. E occhio anche a questo Sulemana, che è un CDC ma fa l'upgrade di 1/2, si è messo difensore centrale. Anche lui molto molto interessante, 20 anni, 70, con l'upgrade 71/72. Questo è la mia analisi, diciamo. Questa è l'analisi della squadra dopo aver studiato un po' tutti quanti gli elementi. Il budget è questo, sono 14 milioni, ma ovviamente possiamo fare tutto il calciomercato in uscita. E allora facciamo così: vendo tutti e ci vediamo direttamente all'inizio del calciomercato in entrata. Calciomercato in uscita terminato con un budget di 27 milioni. Ho anche già riscattato Oristanio. Ho cambiato anche ruolo a Nandez, che diventa un terzino destro, Sulemano un difensore centrale e Prati un centrocampista centrale, con Oristanio trequartista. Allora, dove interveniamo? Il portiere su questo gioco è fondamentale. Voglio fare quindi un super colpo tra i pali. Andiamo su un giocatore che non ho mai acquistato. Si chiama Hermansen, gioca nell'Leicester, danese, 23 anni, con un potenziale molto interessante. Dovrebbe costare circa 8 milioni e io parto proprio da questa base di partenza. Che cosa ci dicono? 14.1, mamma mia, sarà forse cresciuto in questi mesi, ha fatto un upgrade. Clausola del 15% più 10 milioni, 12.7 con la tensione alta, sono costretto ad accettare. Il secondo giocatore che voglio acquistare è un terzino destro. In realtà mi servirebbe un terzino sinistro, ma in 2 settimane questo Bradley cambia fascia, diventando appunto un terzino sinistro. Occhio a questo giocatore, perché lo sto comprando quasi come test. Nella prossima carriera che faremo alle ore 19, quindi come video extra, quando finiremo quella con il Palermo, io voglio assolutamente provare questo giocatore, che nella vita reale mi fa impazzire. Non ha un potenziale eccellente, è comunque un buon giocatore, ma possiamo ovviamente mettergli il bacchettino del cambio ruolo per farlo crescere ulteriormente. Dovrebbe costare circa 4 milioni e mezzo. Io provo proprio con questa base di partenza, anche se effettivamente potremmo mettere come contropartita il nostro secondo portiere. E magari possiamo fare 2.5. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono 4.9 senza nessuna contropartita. Calo un pochettino, 4.6 più clausola del 15% e Klopp a Ranieri, che è così bello, non può dir di no. Concludiamo il nostro calciomercato in entrata con il terzo e ultimo colpo. Mi serve un CDC e voglio andare su un altro giocatore che non ho mai acquistato. Si chiama Ekney. La pronuncia ovviamente l'ho sbagliata e l'ho pronunciato così male che addirittura questo qui si è preso collera e il suo corpo è sparito. Trovo con 4 milioni, anche se effettivamente potremmo mettere come contropartita il nostro CDC. E non è male, ragazzi, non è malissimo. Il problema è che non ha un grandissimo potenziale. 1 milione più la contropartita e loro dicono sì. Bene. E a questo punto direi che ci siamo. Questa è la prima squadra titolare. Questo è il Cagliari pronto per affrontare la prima stagione. L'unico punto interrogativo è Luwumbu. Ci mette ancora circa 20 settimane per cambiare posizione. Ogni tanto io mi fermerò durante la simulata per vedere se
se è magicamente riuscito a fare questo cambio di ruolo. Per il resto la squadra mi piace veramente tanto, ci sono tanti giocatori interessanti con un grandissimo potenziale. Occhio a Petagna, che è in prestito, non possiamo riscattarlo perché abbiamo finito i soldi, ma Petagna è un giocatore che in simulata ha sempre fatto benissimo. Infatti secondo me almeno 15 gol in campionato li farà. Vediamo a fine stagione se ci ho preso oppure no. Se vogliamo tutto ci vediamo direttamente il 31 maggio 2024 per tirare le somme di questa prima stagione con il Cagliari. Non ci credo, passiamo il turno in Coppa Italia con la Fiorentina, abbiamo fatto fuori anche il Napoli agli ottavi, siamo in semifinale di Coppa Italia al primo anno. Mamma mia, la squadra sembrerebbe andare bene, eh? Occhio perché se vinciamo la Coppa Italia andiamo anche in Europa League. Il che è un bene perché più partite giocano i nostri giocatori più velocemente crescono. In semifinale becchiamo l'Atalanta, all'andata finisce 2-1, mamma mia signori, ma questo Cagliari sta facendo il devasto. Super Ranieri signori, siamo il nuovo Leicester. Partita in trasferta adesso che finisce 4-4, quindi 4-4, quindi siamo in finale noi? Siamo in finale contro la Juventus, la vediamo da qui che magari porta fortuna, finisce no, 3-2. Cavolo, porca miseria, però abbiamo la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana già a partire dalla seconda stagione, che è un grande vantaggio. Abbiamo battuto anche il Milan 3-2, battuto il Sassuolo, poi cadiamo con la Fiorentina 4-2. Secondo me siamo andati veramente bene, noni con 50 punti, secondo me abbiamo fatto il massimo. La Fiorentina all'ottavo posto dista addirittura 12 punti, più di così secondo me non potevamo fare, anzi abbiamo fatto addirittura meglio delle aspettative. Luvumbu è diventato un attaccante a tutti gli effetti ed è un 76, Prati un 80, Hermansen 78, sarà fondamentale la crescita del portiere. Andiamo però a vedere le statistiche perché il capocannoniere è Petagna. Che cosa gli ho detto io raga, che cosa vi ho detto, voi vi dovete fidare di quello che vi dico. 18 gol per Petagna che ha un valore di 6 milioni, e purtroppo non ce la facciamo a riscattarlo, ma ci sta, cioè Petagna rende in game, ma lì adesso abbiamo bisogno di un grande attaccante. L'ho fatto di proposito, nella prossima stagione tutto il budget verrà investito per un grande attaccante. Luvumbu 13 gol, bravissimo. Marin ne fa 10, Prati fa addirittura 15 assist e cresce di 7 senza banchettino del cambio ruolo. Bravo anche Oristano che fa più 6, Bradley fa più 6 con 4 gol e 2 assist, e poi anche il mediano fa più 5, 3 assist e 4, anzi 3 reti e 4 assist. Bene, sono veramente contento di questa prima stagione. Tutto sta andando secondo i piani. Seconda stagione appena iniziata con un budget di 30 milioni. Allora, bisogna prendere l'attaccante e ho un sogno, ovvero un calciatore che non ho mai preso, con un grandissimo potenziale. Gioca nell'Ipsia ed è Sesco. Costa circa 16-17 milioni nella prima stagione. Adesso sarà cresciuto, vediamo se riusciamo a prenderlo con 30. Non lo so, secondo me no. Provo con 20, vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 37.9. Non ce la faccio, cavolo. Che peccato, eh. Non posso mettere nessuna contropartita perché la rosa è già molto corta. Posso mettere però Marin come contropartita, perché no, invece no, perché è titolare Marin a centrocampo. No, non posso mettere nessuno che in qualche modo faccia la differenza. L'unico è lui, ma vale talmente poco che secondo me, ripeto, non fa la differenza. Ci provo lo stesso, 37.9. Niente ragazzi, un margine di 8 milioni è troppo ampio da colmare, anche perché poi devo fare tutti i rinnovi, devo fare gli obiettivi, quindi non possiamo ridurci a zero, ecco. Il piano B è Veliz, che attualmente gioca nel Tottenham. Dovrebbe costare 12.5 milioni nella prima stagione, quindi leggermente di meno di Sesco, e in teoria quindi dovrebbe costare di meno. Provo con 20 milioni, loro ne vogliono 26.8, è lui l'uomo giusto. Provo con 24 più clausola sparata alle stelle, 25 milioni, quindi 24.8 più 25, affare fatto. Il Cagliari e Ranieri hanno il loro nuovo bomber. Stai attento amico mio, perché hai sulle spalle un'eredità importante, eh. C'è Petagna che ha fatto 18 gol, quindi vedi di fare meglio. Mamma mia ragazzi, per fare l'obiettivo ho dovuto mandare l'osservatore e completamente a caso mi ha trovato Mario Rossi che vale 3 milioni e 8. Non ho mai trovato un giocatore dalla primavera così forte. 66, forse, dico forse, può fare anche il terzino. Ci mette 32 settimane.
non so, cioè in realtà non mi serve un difensore centrale, il problema è che è un rischio, perché noi abbiamo Dossena, scusatemi, che ha 25 anni, Sulemana 21, Sulemana non si tocca, dovremmo vendere Dossena. Fuori un 76, dentro un 66, sono 10 punti di overall, secondo me non ci conviene. La squadra comunque è completa, mettiamo subito Veliz titolare, io sono molto contento di come ci siamo mossi, continuerò comunque a controllare la crescita del nostro pischello qui nell'armavera, gli metto anche un piano di crescita più adeguato alle sue caratteristiche, 6 settimane fa l'upgrade, vediamo ragazzi, vediamo se davvero possiamo fare questa pazzia e puntare su di lui. La squadra comunque mi convince alla grande, ho fatto anche tutti quanti gli obiettivi, ho fatto ogni cosa, ci vediamo direttamente alla fine della stagione, anzi facciamo un mini recapino il 4 gennaio perché c'è la Supercoppa contro l'Atalanta e quindi potrebbe essere il primo titolo di questa carriera. 4 gennaio 2024, schippiamo insieme la semifinale contro l'Atalanta che purtroppo perdiamo 4-3. E vabbè, lo sapete che su questo gioco è più difficile vincere la Supercoppa italiana che la Champions League, quindi ci sta. Per quanto riguarda invece la classifica, siamo decimi con 27 punti. E giusto per curiosità, il pischello dove sta? Se n'è andato? Eh sì, perché era troppo forte per restare qui, quindi se n'è andato. Vabbè, ci sta, meglio così raga, anche perché l'anno prossimo avremmo speso circa 30-40 milioni per prendere un difensore centrale forte. Siamo già alla seconda stagione, non abbiamo tempo per far crescere un giocatore preso dal vivaio. Comunque, la squadra è questa, piano piano tutti quanti stanno crescendo e allora continuiamo con la simulazione, questa volta ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Così ad occhio prevedo un'altra stagione da metà classifica, battiamo adesso però la Juventus 2-1, ogni volta che parlo ovviamente cambia tutto, perdiamo con la Fiorentina 2-1, chiudiamo la stagione con una bella vittoria 3-1 contro il Verona. Prevedo un ottavo posto, vediamo se ci ho azzeccato, settimi ad un passo dall'Europa League, attenzione però alla Conference League, perché la Coppa Italia l'ha vinta l'Inter si trova ovviamente nella top 7, di conseguenza è già in Europa League e noi andiamo in Conference. Sono contento perché, come ho detto anche prima nel corso della simulata, più partite giocano i giocatori più crescono. La Conference League sulla carta è una competizione semplice tra virgolette, di conseguenza abbiamo buone possibilità di aggiungere almeno 10-12 partite sulle gambe dei nostri calciatori e questa cosa è sicuramente una cosa buona. Questa è la squadra comunque con Luwumbo 82, Veliz 82, Oristani 81, Prate 84. Bene. Ci serve solo, mamma mia, cos'è qua? La rivolta, ragazzi, la rivolta popolare. Devo svincolare un po' di gentaglia. Vedete perché a volte vi dico che ci servono i soldi durante la simulata e che non dobbiamo terminare tutto il budget? Questi rinnovi alla fine sono stati fondamentali. Luwumbo 27 gol, mamma mia. Veliz ne fa 12, ma Petagna segnava più di te, mannaggia la miseria. 9 gol per Marin con 11 assist, Oristanio 6 gol e 4 assist, ma il trascinatore indiscusso è Luwumbo. Bravo cavolo, bravissimo. Per quanto riguarda la Coppa Italia invece siamo stati fatti fuori nei primi turni contro la Fiorentina e allora non ci resta che skippare l'ultimo mese e iniziare ufficialmente la terza stagione. Terza stagione appena iniziata con un budget di 39 milioni e purtroppo facciamo fatica a prendere un giocatore importante. Voglio prendere un difensore centrale più forte di Dossena e bisogna puntare su un giovane talento. Il sogno sarebbe Colwill, che attualmente gioca nel Real Madrid con contratti in scadenza. Attenzione, possiamo farcela, contratti in scadenza con una clausola di 37 milioni. Questo vuol dire che in teoria possiamo farcela. Possiamo mettere come contropartita, in realtà non posso mettere nessuno perché mi è rimasto un solo portiere. Poi vabbè, il secondo lo prendo dal vivaio. Non possiamo mettere nessuno come contropartita perché il baghettino, allora di solito non funziona il baghettino con un altro giocatore. Proviamoci, sì, funziona lo stesso, 31 milioni. Allora posso mettere come contropartita quindi Dossena che vale 10. Posso calare quindi di 10 facendo 20 più 10, che cosa ci dicono? 31, purtroppo non sono interessati, devo accettare per forza la tensione massima. Qualcuno mi dirà, Giuse, perché hai preso un terzino sinistro se ti serviva un difensore centrale? Perché Colwill fa l'upgrade di 1/2 se messo difensore centrale. In realtà, se non erro, tanto tempo fa, anzi neanche tanto tempo fa, un paio di mesi fa era un difensore centrale, o sbaglio? Evidentemente con l'ultimo aggiornamento hanno poi aggiornato la sua posizione, perché nella vita reale sta giocando a sinistra. 69.000 di stipendio più bonus, ce la facciamo giusto e andiamo a completare il nostro reparto difensivo con un grande pischello. Ho fatto ogni cosa, Colwill è diventato un 81, messo difensore centrale,
male, il resto della squadra mi piace tantissimo, non abbiamo più soldi, 11 euro, e allora mi sa che non ci resta che simulare questa stagione. Non c'è la Supercoppa italiana, quindi possiamo andare direttamente alla fine del mese di maggio. Se andiamo avanti in Conference League, le partite quelle più importanti le commentiamo insieme. Siamo in semifinale di Coppa Italia contro il Milan e siamo ai quarti di Conference League contro il Nizza. Finisce 1-1 la partita di andata, il totale della doppia sfida è 3-2, quindi siamo in semifinale. In Coppa Italia 6-3 eliminati, semifinale di Conference League 3-3 all'andata, il totale è 6-4, quindi siamo in finale di Conference League, era quello che volevo, era quello che ci serviva. Dove sfideremo lo Shakhtar Donetsk, mamma mia, e questa partita la guardiamo insieme. Prima però recapino con Luvumbu 87, Colwill 85, Veliz 87, Oristani 84, ma che bella squadra abbiamo costruito, cavolo. Siamo solo alla terza stagione e questa squadra è già stupenda, cavolo. Mi viene quasi voglia in queste circostanze di non fare più mercato e di continuare così, perché non la voglio rovinare prendendo un giocatore scontato, è troppo bella. Andiamo a vedere la classifica della Serie A, perché noi siamo arrivati quinti, non ci credo, 74-74 ad un passo dalla Champions, dai, meritavamo di esserci, e invece no, ci tocca passare prima per l'Europa League. In Coppa Italia niente, l'abbiamo già commentata insieme, e allora signori, via il dente, via il dolore, finale di Conference League contro questo Shakhtar Donetsk, sulla carta dovremmo essere più forti noi, vediamo come finisce, 2-0 con doppietta del nostro fenomeno Luvumbu. Vinciamo quindi ufficialmente anche il primo trofeo di questa carriera. Andiamo però a vedere le statistiche, perché il capocannoniere è Veliz, bravissimo, che riesce a battere Petagna, bravissimo, 28 gol, 26 per Luvumbu che cresce di 5, anche Veliz cresce di 5, entrambi 87, solo che Veliz ha 2 anni in meno. Marin da centrocampista centrale fa 14 gol, oh, sembra che lo facciano apposta, cioè perché nella prossima stagione avrei cambiato proprio Marin, perché ha 30 anni e abbiamo bisogno comunque di un rinforzo a centrocampo, e lui che cosa fa? Fa 14 gol. 6 per Oristagno con 17 assist per Matteo Prati, mamma mia raga, tanta roba. Nonostante però i tanti gol di Marin, io devo cambiare il centrocampista centrale. Potremmo cambiare anche Nandez, che è un 79 a 30 anni, però boh, non lo so, è che il centrocampista centrale incide di più secondo me di un terzino in simulata, quindi avere qui in questa zona un 85-86 è molto più importante che avere l'86 qui, almeno questo è quello che penso io. Occhio anche alle bandiere, per adesso comunque non c'è problema, perché abbiamo Sulemana, Nandez, Prati, Oristanio, Luvumbu, Marin ancora per adesso, quindi ci stiamo comportando in maniera corretta. Simuliamo l'ultimo mese e facciamo così, in base al budget che abbiamo nella quarta stagione capiamo se ci conviene prendere un grande centrocampista oppure se prendere un grande terzino destro. Quarta stagione appena iniziata con un budget di 85 milioni, come dico sempre io, però il destino è fetente, guardate gli obiettivi, priorità media, anzi priorità alta, acquista un giocatore chiave nel ruolo di centrocampista. Gli obiettivi vanno sempre completati per evitare l'esonero e quindi ci tocca cambiare il centrocampista centrale. Sono sincero, senza obiettivo sarei andato su un terzino destro più forte, però avete visto, la società questo vuole, questo ci chiede e noi questo dobbiamo fare. Sto facendo seguire 3 giocatori molto 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 interessanti, il più forte è Enzo Fernandez che ha un valore di 100 milioni ma credo che sia imprendibile. Possiamo mettere il nostro centrocampista come contropartita che vale circa 20 milioni, quindi più o meno arriviamo intorno ai 100. C'è Brunello che ne vale 79, si può chiudere intorno agli 80, e c'è Gabri Veiga che ne vale 92, si può chiudere intorno ai 107. Allora, secondo me Brunello riusciamo a prenderlo, però Gabri Veiga ha un potenziale maggiore, quindi trattiamo prima con questa squadra australopiteca e vediamo un po' che cosa ci dicono, mettendo Marin come contropartita e sul piatto 75 milioni più clauso del 15%. Occhio Ranieri che ti cascano gli occhiali. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 88.6. Non ce la facciamo. Abbasso un pochettino, non posso più mettere la clausola. Che cosa ci dicono? 86.9. Allora, posso vendere separatamente il nostro Marin. Il problema è che non posso trattare nelle trattative. Affare fatto, bene, 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 bene.
Per fortuna che ho già rinnovato tutti quanti i contratti, di conseguenza possiamo anche terminare quasi tutto il budget. Non so se riesco a fare il suo stipendio, perché lui attualmente guadagna 62.000 ma gioca in un campionato di scappati di casa. Nella vita reale loro guadagnano tantissimo, ma su questo gioco no, lo stipendio va più o meno di pari passo con il prestigio del campionato. Quindi ho paura che con 100.000 non ce la faccio. Con 81.000 che cosa ci dice? Che l'offerta è buona. E a questo punto direi che ci siamo. Ho completato tutti gli obiettivi, possiamo andare direttamente con 28 euro alla fine della stagione. Non abbiamo la Supercoppa Italiana e quindi è inutile fare il recapino a gennaio, anche perché non abbiamo neanche la Champions League. Quindi tiriamo dritto. Semifinale di Coppa Italia contro il Milan e invece non vedo tracce. Vinciamo 5-4 rigori, molto bene. Non vedo tracce dell'Europa League. L'ho persa di vista, l'ho intravista un po', poi l'ho persa. Adesso ricontrolliamo tutto. Vinciamo con il Napoli, vinciamo di nuovo, anzi vinciamo la prima Coppa Italia, non di nuovo, vinciamo la prima Coppa Italia. Sono due quindi trofei portati a casa e chiudiamo con 3 gol al Bologna e 3 gol al Napoli. Andiamo subito a vedere la classifica perché siamo secondi. E vabbè, questo Milan non si poteva battere. 96 punti per loro. Almeno per quanto riguarda il campionato non ho rimpianti. Abbiamo vinto quindi la Coppa Italia con l'Europa League che perdiamo agli ottavi di finale contro la Juventus 4-3. Va bene, ok, va bene, non importa. L'importante è aver centrato la qualificazione alla Champions League e quindi nella prossima stagione, che sarà la numero 5, abbiamo il primo vero match point. Questa è la squadra, tutti stanno crescendo bene, tutti mi stanno rendendo orgoglioso. Il punto debole potrebbe essere Sulemana, che più di così forse non riesce a crescere. Nandez ha 31 anni, però ha il baghettino del cambio ruolo, infatti continua a crescere nonostante l'età avanzata. Perché sto dicendo questo? Perché nella prossima stagione possiamo forse fare un colpo da 90 qui, andando a prendere il Gabri Veiga della difesa, ecco. L'89 di centrocampo lo prendiamo anche qui in difesa. Vediamo, comunque è strapositiva secondo me questa stagione. Il capocannoniere è Luvumbu che ne fa 24, Belitz 19, Gabri Veiga, mamma mia ragazzi, che centrocampista, 16 gol e 14 assist. E poi c'è anche questo che ne ha fatti 10 di gol, bravo. Bravo anche Oristanio e bravo anche Prati. Sono contento e soddisfatto. Quinta stagione appena iniziata con un budget di 128 milioni. E adesso signori, si inizia a far sul serio con gli acquisti. Voglio un super difensore centrale. Koundé ha un valore di 89 milioni, si può chiudere intorno ai 96 e quindi è alla nostra portata. Dobbiamo mettere però come contropartita il nostro difensore centrale, perché c'è la regola della rosa corta, vale 33 milioni. Vicino ne posso mettere circa 70, vediamo che cosa ci dicono, che ne vogliono 83.7 a fare fatto. Abbiamo ancora 36 milioni da investire, ma devo rinnovare tutti i giocatori che hanno il contratto in scadenza e tutti i giocatori che ovviamente crescendo vogliono più soldi. Ne approfitto per dire una cosa che ho già detto in passato, però ho visto che qualcuno nei commenti non ha ben capito il motivo per cui io rinnovo tutti i contratti delegando e offrendo quindi di più. Ad esempio, nel caso di Luvumbu, entrando in trattativa, è ovvio che riusciamo a rinnovare il contratto a meno di 175.000 a settimana, ma poi il giocatore nel corso della stagione da 90 passa a 91 o a 92 e di conseguenza è di nuovo triste. Quindi gli dobbiamo dare degli stipendi abbastanza importanti per tutelarci poi anche in vista della crescita del calciatore. Ho sistemato anche tutti i piani di crescita e quindi con questa squadra siamo pronti per la quinta simulazione, la prima in Champions League, ed è per questo motivo infatti che simuliamo fino a gennaio, così guardiamo insieme la Supercoppa Italiana e facciamo un mini recap del campionato e soprattutto della Champions League. Primo gennaio 2028, Supercoppa contro l'Inter che perdiamo 4-1, mamma mia, che schifo, che vergogna. In campionato siamo quarti con 36 punti, ok, non stiamo andando benissimo, e in Champions League ultimi. No, è successo qualcosa, la squadra sta bene, cioè a parte Veliz che si è fatto buttare fuori, ma ragazzi, ma che cosa è successo? Cioè l'obiettivo era quello di raggiungere la finale di Champions. Ho rinnovato un po' i contrattini per aggiustare un po' la barretta, ma non credo che sia cambiato qualcosa. Comunque, mamma mia raga, non me l'aspettavo. Continuiamo la simulata, ci vediamo direttamente alla fine. 31 maggio 2028,
fatto stagione terminata, chiudiamo con la vittoria in Coppa Italia 3-2, rigori contro il Milan, e in campionato vinciamo battendo proprio il Milan di Cortomuso 85-84. Un ottimo girone di ritorno, siamo riusciti a recuperare tanti punti dalla prima. Il problema è che non mi spiego che cosa sia accaduto in questo girone di Champions. Non lo so, cioè raga, davvero non lo so, sono senza parole e sono anche molto preoccupato per la barretta, perché è arancione e ci credo, l'obiettivo era quello di arrivare in finale. E per non farci mancare nulla in questa stagione terribile, Oristanio ha chiesto di essere ceduto, e questo potrebbe essere un grandissimo problema, perché il morale dei giocatori incide tantissimo sulla nostra barretta dell'allenatore. Vediamo se riusciamo in questo modo a salvare la panchina, altrimenti siamo costretti a vendere Oristanio. Comunque, statistiche: 32 gol per Veliz, 22 per Lubumbu, continua a fare benissimo Veiga con 14-12, bravissimo anche Prati 10-10. Abbiamo avuto un crollo incredibile in Champions, non lo so, sarà stata l'emozione della competizione, boh. Fatto sta che possiamo skippare l'ultimo mese, stiamo attenti però alla barretta, perché potremmo rischiare veramente, veramente tanto. Budget per la sesta stagione di 169 milioni, ma adesso questo è il nostro ultimo pensiero. Voglio prendere un terzino destro più forte, però abbiamo quel grandissimo problema del baghettino di inizio stagione. Senza fare niente, signori, senza fare nulla, non tocco niente. Vado avanti fino al 15, occhio alla barretta perché potrebbe clamorosamente crollare. E infatti crolla, ma non... Ok, ci siamo. È crollata ma non tantissimo, e questo ci permette, ci consente di continuare con questo progetto. Vi consiglio di fare quello che ho fatto io, perché qualche volta capita, anzi capita spesso, dovete semplicemente avanzare fino al mese di agosto, la barretta scende e poi sale da sola. Se invece fate un acquisto nelle prime giornate del mese di luglio, la barretta crollerà in maniera più importante e voi verrete esonerati. Comunque, ritorniamo a noi. Allora, possiamo cambiare il terzino. Le bandiere comunque le abbiamo. C'è Oristanio, c'è Lubumbu, c'è Prati e basta. Ci sono tre bandiere, quindi possiamo ulteriormente cambiare un giocatore e andiamo su Nandez, andiamo su un terzino più forte di lui. Arrivati a questo punto, purtroppo i nomi sono sempre gli stessi e ci possiamo fare poco. Andiamo su Balde, giocatore che attualmente gioca nel Chelsea. Dovrebbe costare circa 100-110, 120. Metto come contropartita Nandez, che ne vale 25. Intanto qui Pochettino è sparito. 100 milioni più Nandez, 117 più Nandez. Appare fatto, a lume invisibile non si può dire di no. Tutti gli obiettivi sono stati completati, ho sistemato anche tutti quanti i piani di crescita e i contratti, e allora siamo ufficialmente pronti per la sesta simulata. Questa volta mi raccomando, non facciamo delle sciocchezze in Champions, vediamo almeno di passare il girone. Non dico di vincere la Champions, ma almeno di passare il girone. Ci vediamo a gennaio, così ci guardiamo insieme anche la Supercoppa italiana e facciamo il recap della Champions League. Semifinale di Supercoppa contro l'Inter che vinciamo 1-0, finale contro il Milan che vinciamo 3-1. E quindi abbiamo fatto, signori, questo non è il Road to Champions, questo è il Road to Supercoppa italiana, perché come voi ben sapete è più difficile vincere la Supercoppa che vincere la Champions League. Comunque, siamo agli ottavi, sì, ma contro il Real Madrid, mamma mia. In classifica siamo terzi con 37 punti, comanda il Milan a 44. Ci tengo però a vedere un attimo il girone per capire che cosa abbiamo fatto. Dai, passiamo come primi e becchiamo il Real Madrid. Cioè, porca miseria. Il Chelsea invece becca il PSG. Vabbè, è andata male anche a loro, quindi ci sta. Squadra inizia ad essere da Champions, eh. Mamma mia, raga, qua dobbiamo vincerla, Sono tutti giocatori sopra 90. La squadra, devo dire che inizia ad essere veramente molto, molto, molto importante. È Real Madrid che si deve preoccupare di noi, perché tutti i giocatori sono sopra il 90, tranne Oristanio, Colwill e il portiere, che tempo 3-4 mesi arrivano a 90, e Bradley che è un po' più indietro. Ma per il resto abbiamo una delle squadre più forti del mondo, se non la più forte in assoluto. Stiamo avvicinando alla partita di andata che si giocherà in trasferta. 3-1 al Bernabeu. Lo sapevo, erano loro che si devono preoccupare di noi. Il Real Madrid deve tremare quando vede la faccia di Ranieri. 6-1, questa non ve la dimenticate più. Per vent'anni ce l'avrete qui in testa. E ora c'è il Bruges ai quarti. Finisce 4-1 la partita di
andata, il totale è 6-1. 6 pere anche al brucio. Nel frattempo c'è Oristanio che ci sta facendo esonerare. Becchiamo il PSG, ragazzi. Il PSG in trasferta 1-0. 1-0 in trasferta. Il totale è 4-2. Siamo in finale di Champions League. Mamma mia, stop un attimo, mi devo fermare perché ci stanno per esonerare. Federico Marino, arrivederci e grazie. Comunque è assurdo sto gioco, eh. Cioè, io sono in finale di Champions, ma c'è Federico Marino che chiede di andare via e quindi ci stanno esonerando per colpa sua. Va bene. La finale di Champions sarà contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo farcela, ragazzi. Siamo arrivati al giorno della finale con questa formazione. Io devo fare una cosa, però devo mettere la fascia a Luvumbu, perché se la merita, eh. In caso di vittoria potrebbe anche ambire al pallone d'oro. 94 di valutazione, praticamente più forte di Mbappé. Come ho pronosticato, Oristanio e Colwill hanno raggiunto i 90. Il portiere ancora no, Bradley è un 88. Siamo veramente una squadra stupenda. E adesso via il dente, via il dolore contro Giuliano Simeone e Scalvini in difesa. Mamma mia. Andiamo subito al risultato, poi faremo anche il recapino delle altre competizioni, ma adesso ci interessa solo la Champions League. 2-0. Gol di Gabri Veiga e gol di Veliz. Vittoria della Champions League alla sesta stagione. Abbiamo fatto anche un bel percorso, perché abbiamo battuto il PSG, abbiamo battuto il Real Madrid, anzi abbiamo umiliato il Real Madrid. In campionato perdiamo per un punto. E vabbè, l'anno scorso abbiamo vinto di un punto, adesso perdiamo di un punto. Ci sta, il cortomuso dà, il cortomuso toglie. Supercoppa vinta 3-1, l'abbiamo vista in diretta. Coppa Italia, niente. Champions League, vinta. Quindi sono due titoli, Champions League e Supercoppa. Il capocannoniere Veliz che ne fa 42, Veiga 34. Vado, un centrocampista centrale che fa 34 gol, non si è mai visto nella storia. E Luvumbu ha fatto bene praticamente tutte le stagioni, tranne quelle in cui abbiamo effettivamente vinto la Champions. Bravo anche Prati con 19 assist e Oristanio 10. No, davvero, ripeto, la squadra è veramente bella. È veramente bella, peccato aver fatto comunque due colpi scontati come Koundé e Balde, però arrivati a un certo punto non si può più migliorare, ecco. Però per il resto abbiamo fatto anche Gabri Veiga, è un po' scontato, però per il resto abbiamo comunque costruito una squadra veramente molto 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 importanti. Anche Gabri Veiga, ecco, un po' scontato, però vabbè, per il resto siamo comunque riusciti a costruire una squadra veramente veramente bella. Ultima cosa da vedere, il numero di vittorie 178. Concludiamo con la classifica a schermo. Il Cagliari va sopra al Bari, va sotto però al Bologna che ha vinto anche 9 titoli. L'unico rimpianto che ho di questo progettino con il Cagliari è quella quinta stagione in cui non siamo riusciti neanche a superare il girone di Champions. Era quasi impossibile vincere la Champions al primo tentativo, quindi in 5 anni gli stessi dell'Atalanta e del Torino. Ma la squadra era già molto forte, quindi forse con un sorteggio anche favorevole si poteva andare avanti. Invece siamo arrivati clamorosamente quarti nel girone. Comunque, questi qui sono i risultati. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dal Cagliari è tutto. Bella.